Siamo al primo piano del convento, attenzione, sabato dinner dance in compagnia di un'amica fantastica. Sì, perché tutto doveva essere dedicato alla sposa, ma a noi della sposa non ce ne frega una beata. L'ha detto la sua amica, incredibile, una beata, ma una beata. Ma sono tutte organizzate. Attenzione, perché non mi mi sembra di essere molto comodo stasera seduto, non capisco il motivo. Come ti chiami? Francesca. Non è Francesca, ragazzi, non è Francesca. Francesca, ma tu sei amica della sposa? Eh beh, come si chiama? Elena. Elena? E ragazzi, incredibile, c'è la voce fuori campo. C'è la voce fuori campo. Elena, se ci sei, batti un colpo. Dammene due. Oh, che goduria. Che goduria, ragazzi, che goduria. Attenzione, perché sto sentendo qualcosa lievitare sotto di me. Oddio, Elena. Ma no, signore e signori, abbiamo arrivato direttamente da casa sua la nostra amica Elena. Ciao Elena, come stai? Bene, bene, non so cosa. No, è un microfono, tranquillo. No, no, vero, vero, tranquillo. Non è con la pannelli solari questo qua. Elena, ma è vero che ti sposi? Sì. Me l'ha detto Francesca, eh. 14 maggio. Preparatissima, eh? Anche in matematica. E con, cosa, sì. E con chi ti sposi? Non chiedermi altro di matematica. Con Christian. Christian? Pitossi. Piuttosto Christian? Pitossi, Christian. Come che? Pitossi. Come fai a conoscerlo tu? Sei moroso suo. Siamo amici. Sono amici, capito? Sono amici. Sono amici. Ma attenzione, mi metto in mezzo. Mi metto in mezzo tra gli amici. Elena, quando e dove dirai sì? A Goito. A Goito, mica tanto lontano dal convento, eh? Quindi siamo tutti invitati? 14 maggio, certo. Ma in piazza? Certo. Adesso vi faccio la domanda che vale 10 milioni di euro. Come si chiama la basilica o la chiesa? Non lo so, mi sposo in comune. Oh, brava! Brava, no, mi ha spiazzato, si sposa in comune, quindi lei si è tirata fuori dai tranelli. Brava, brava. Allora, Elena, come ti immagini la vita dopo il sì? La voce fuori campo, ragazzi! La voce fuori campo, Elena. No, no, normale, ma perché mi fai questo qua? Attenzione, lascia lascia che la sposa è lei, vai, non vai. Non fare vai. La spiona. Guarda, non fare la spiona, più tardi la ricominceremo, ci presenteremo anche all'altra sposa. Elena, vuoi salutare qualcuno a casa? Ciao Cri, ciao! Sai cosa mi ha risposto Cri? Da da da. Da da da. Cioè? Te, Francesca, che sei perspicace. Da da da. No, ha detto che ha salutato da da da, ha detto da da da. E da 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 cosa? In compagnia di due bionde russe, Cristian. Da da. No, è con una bionda di 3 anni che è la mia bambina. Perfetto, allora c'era la bionda in mezzo. Allora ti salutiamo Elena, ti auguriamo un mondo di bene, grazie. Mi raccomando, a Goito devi solo dire sì, eh. E per la Elena, i pip! Ura! I pip! Ura! Hip hip!